San Pietro Avellana è un incantevole paese dell'Alto Molise che sorge a circa 1000 metri sul livello del mare. 450 abitanti, tutti intorno boschi e montagne di rara bellezza, con una natura ancora incontaminata. Il borgo è famoso soprattutto per il tartufo, cui sono dedicate fiere ed esposizioni. Ad esempio, nel fine settimana si è conclusa la Fiera del Tartufo Bianco, che ha richiamato in paese centinaia di visitatori. Molti turisti hanno così colto l'occasione per visitare il Museo Civico, ricostruito con le macerie degli edifici distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il museo ospita al suo interno diversi ambienti, ad iniziare dall'esposizione che riguarda la civiltà contadina, realizzata grazie anche alle donazioni dei cittadini di San Pietro. Quello che ritroviamo nel museo, oltre all'archeologia, è l'attività culturale e artigianale del paese, ecco quello che voglio dire. E dobbiamo ringraziare una maestra di San Pietro Avellana e tutti quelli che hanno contribuito poi in seguito alla ricostruzione di questo museo, che cominciò la raccolta di questi reperti per il museo, con la collaborazione di tutta la popolazione di San Pietro Avellana, quindi donando vestiti da sposa, oggettini, vari attrezzi artigianali della vita contadina, della vita artigianale, falegnami, di tutti. Quindi abbiamo riscoperto con questo museo la nostra storia. L'ala più recente del museo è dedicata all'archeologia. Nel corso dei lavori per la realizzazione del metanodotto Campochiaro sul Mona è venuta alla luce una necropoli composta da 25 tombe risalenti probabilmente al VII secolo a.C. I reperti sono stati portati nel Museo Civico a disposizione dei visitatori. Sì, è stata casuale perché nel 2004 iniziarono i lavori del metanodotto qui nella valle Fusaro, qui giù dove c'è il distributore, c'è un distributore di benzina. E in quell'occasione i mezzi cominciarono a scavare e cominciarono a rigirare queste tombe che purtroppo sono 23 tombe, furono quasi completamente distrutte dai mezzi. Quello che si riuscì a salvare è quello che potete ammirare adesso nel museo. Siamo in una zona, dico, di una certa attenzione archeologica perché abbiamo in zona tantissimi reperti archeologici ancora da riscoprire, come per esempio su Monte Miglio, la montagna che abbiamo di fronte al paese, una vecchia città sannitica ancora da riscoprire, da riscavare. Sicuramente non è stata neanche ritrovata addirittura la necropoli che potrebbe dare la storia di questa città sannitica. Ritornando all'attualità ad oggi.